Cosa ci fai qui? Vittoria. Ti proibisco di toccarmi. Forse sei appena stato con lei. Che stavi per fare? Volevi baciarmi? Ho bussato alla porta. Nessuno mi ha risposto e ho pensato che tu dormissi. Sono venuto per prendere i miei vestiti. Ogni volta che penso che le tue mani la accarezzano e che la tua bocca la bacia, mi ripugna anche l'idea che tu possa toccarmi. Perfino la tua vicinanza. E va bene. Va bene. Me ne vado. Sarebbe meglio che portassi via le tue cose una volta per tutte. D'accordo. È quello che farò. Vittoria. Era quello che volevi. Di' la verità. No, la verità è che noi due non possiamo più vivere sotto lo stesso tetto. Dopo quello che mi hai fatto, certamente no. Mi hai costretto tu a farlo. Non inventare pretesti. Non cercare di giustificare il tuo tradimento. Non avrei voluto esserti infedele. Sei stata tu ad obbligarmi con la tua indifferenza. È una menzogna. Sapevi bene che io ti amavo. Te l'avevo dimostrato in tutte le maniere. No. Non come donna. E non come moglie. Quando la sera ritornavi dal tuo lavoro, dopo aver fatto la dirigente e aver svolto un ruolo così importante e responsabile, non avevi tempo di fare la moglie. Quante volte, eh? Quante volte mi sono avvicinato per abbracciarti e tu mi respingevi. È una cosa impossibile lavorare tutto il giorno e la notte poi comportarsi da amante perfetta. Ah, ora sei tu quella che cerca delle scuse e delle giustificazioni. Io ho delle ottime ragioni. No, te le inventi le ragioni. Te le inventi perché non ammetti di commettere errori. Tu credi di essere perfetta. Mi ritengo una donna con abbastanza meriti perché tu non te ne andassi a cercare un'altra. In un'altra donna ho solamente cercato quello che tu non mi davi. Tu volevi tutto, non è la verità? Sì. Volevo comprensione, volevo tenerezza, volevo amore. E quella te lo dava? Sì, sì. Lei me lo ha dato. Adesso capisco. Era soltanto una competizione tra tutti i miei impegni, le tensioni che mi provoca il lavoro, i nostri figli, le mie responsabilità. Era solo una competizione tra tutto questo e i piaceri e le dolci attenzioni che ti dedicava la tua adorabile Angelica. È chiaro, non potevo che perdere. A differenza di te, lei mi dedicava il suo tempo. Quale? I momenti che passavate insieme? Com'è facile? Vittoria, per favore, ora smettila. Oltretutto di tempo ne aveva da vendere. Lei è una ragazza mediocre. Le manca l'intelligenza e il coraggio per poter aspirare ad un livello più alto. Si accontenta di quel poco che è. Senti, Vittoria, non intendo discutere ancora con te. Ma tu le eri grato per tutto questo. Immagino le attenzioni che ti dedicava, i momenti che ti regalava. Ai tuoi occhi erano una grande dimostrazione di amore. Fa tutto quello che tu non hai mai fatto, Vittoria. Come per esempio eccitarti tutte le volte che stavate insieme, oppure provocare il tuo desiderio. Preoccuparsi unicamente di apparire gradevole e di compiacerti in tutte le tue voglie. Sì, è indubbiamente più piacevole che cercare di migliorarsi e sacrificare la vita per un uomo. Io non ho mai chiesto i tuoi sacrifici. Però li hai accettati, con tutti i vantaggi che ti hanno portato. La ricchezza, il gran lusso, questa bella casa. Non ti permetto di rinfacciarmelo. Hai giocato molto bene le tue carte, Alfredo, tanto bene da ottenere l'utile e il dilettevole. Una donna sempre al lavoro e una con la quale farci l'amore. Vittoria, con queste tue parole mi stai offendendo. Però adesso ascoltami bene. Tutte le belle cose che mi hai elencato le ho sempre pagate. Perché tu mi annullavi, mi schiacciavi. Te ne rendi conto? Invece lei sapeva come ricompensarti. Mi fa sentire uomo. Mi fa sentire che sono vivo. Ti sei spiegato perfettamente. Va bene, Alfredo. Oggi ho avuto modo di imparare una grande lezione. Adesso ho capito quello che bisogna dare a un uomo. Adesso so finalmente qual è l'unica cosa che vi interessa.
un sistema per accalappiare un uomo e fare in modo che ti desideri. Te ne devi convincere, Elisabetta. Tutte le altre cose, l'intelligenza, il saper ragionare, il modo di esprimersi, sono soltanto stupidaggini. Gli interessi di un uomo sono solo materiali. Loro vogliono divertirsi, rendersi la vita gradevole. Tu hai una concezione eccessivamente prosaica del rapporto tra uomo e donna. Ascolta, Betta. Quella che ti parla è la voce dell'esperienza. A che cosa sarebbero serviti i fallimenti e tutte le delusioni che ho avuto nella mia vita, scusa? Io li conosco bene, gli uomini. E so perfettamente di che cosa hanno bisogno, soltanto di moini e tenerezze. Se riesci a compiacerli, te li tieni accanto, buoni, buoni. Sono completamente nelle tue mani. Questa sarà pure la tua filosofia, Angelica, ma io non la condivido. Ma quale filosofia? Tu non hai capito niente. Questa è solamente scuola di vita. Vuoi che ti faccia un esempio? Guarda come sono riuscita a legare a me Alfredo. A poco l'ho coinvolto, capisci? Catturato, prigioniero della mia ragnatela. Che razza di paragoni. Sì, l'ho intrappolato esattamente come fa il ragno e non mi sfuggirà più. Come vedi ora non ho più problemi di soldi. Ah, cara mia, sapessi